In un match delicatissimo, il Rasira venne a conquistare la vittoria per 83-81 sulla cestistica San Severo. Coach Massimo Cancellieri, le propongo le domande dei nostri giornalisti. La prima di Luca Ficucello del Corriere di San Severo. La tenacia della sua squadra ha prevalso sulla voglia di vittoria di San Severo. Qual è stata la chiave di svolta del successo di Ravenna? Principalmente, secondo me, stasera volevamo fare una partita più aggressiva. Volevamo evitare di fare troppa tattica, avevamo impostato, avevamo avuto dei giorni di riposo, contavo sul fatto che la squadra avesse più energia anche rispetto a San Severo, che ha giocato con Napoli, e noi sappiamo cosa significa giocare con Napoli, quindi in tre giorni speravo che questo potesse essere un fattore. Onestamente non lo è stato. San Severo ha fatto una partita gagliarda, veramente durissima, dove tutti sono stati protagonisti. Quindi noi questo ce l'aspettavamo, volevamo evitarlo, onestamente non ci siamo riusciti. Dovevamo evitarlo soprattutto nel primo quarto, ma nel primo quarto invece gli abbiamo dato l'abbrivio, ci abbiamo dato grande fiducia a una squadra che ovviamente voleva vincere questa partita. Quello che mi è piaciuto è stato il secondo quarto, dove abbiamo concesso 16 punti e da lì abbiamo tenuto sempre sotto i 20, abbiamo alternato un po' le difese e questo ci ha permesso di prendere fiducia. Abbiamo fatto un lavoro estenuante su Clark, che sapevamo che ovviamente sarebbe stato coinvolto, e ci siamo presi un rischio che onestamente è stata durissima sul Contento, che ha fatto una partita straordinaria e che quindi ha tenuto a galla San Severo, soprattutto nei momenti in cui Clark, ovviamente da stanco o comunque marcato così, non riusciva. Quindi molto bravo lui, onestamente non posso recriminare nulla. I miei, per la difesa che facevamo, sia i punti di Oghide che quelli di Contento erano dei punti che avevamo messo nel carnet delle possibilità, non volevamo subirne così tanti, però siamo stati bravi sempre a fare la cosa giusta al momento giusto, sia in attacco che in difesa, lucidissimi. La cosa che è piaciuta di più è che alla fine, dove le partite per episodi noi abbiamo sempre persi, questa volta l'abbiamo vinto. Siamo stati bravi a fare la rimessa di Simioni, il passaggio lungo per Marco Venuto, e siamo stati bravi a fare le rimesse negli ultimi secondi. C'è stata una partita che sotto questo punto di vista dimostra un po' di maturità in più che la nostra squadra andava cercando dal lontano agosto. Antonio Giuliani di Basket Insight è stato costretto durante la partita a cambiare atteggiamento. Si aspettava questo tipo di media al tiro della cestistica? Ho parzialmente risposto con la domanda prima, un po' sì, con questa mole di numero di tiri, soprattutto i numeri di canestri, no. Abbiamo dovuto adattare molto le difese, perché loro hanno aperto il campo davvero tanto, però ripeto, era una cosa che ci aspettavamo, ma non con questa importanza. Dante Fallucca di Basket Universo, avete trovato una migliore quadratura con il doppio lungo, è stata la chiave vincente? Di base noi ci giochiamo spessissimo con il doppio lungo, e il fatto di aver coinvolto molto Givens spalla a canestro oggi e comunque negli isolamenti è quello che ci ha dato veramente tanta fiducia, e soprattutto il numero di punti nel momento in cui eravamo in difficoltà. Quindi veramente bravo lui, che ha fatto una partita difensivamente mostruosa, parlo di Givens, e offensivamente importante, perché onestamente 11 su 13 al tiro e difendendo così e giocando 37 minuti, vorrei anche sottolinearlo, perché spesso questo è un giocatore che fa tanti intangibles, che significa che certe volte segna 8 e la squadra vince, comunque la squadra compete. È veramente un peccato che molti dei nostri tifosi o molti degli addetti ai mestieri non lo notino, perché questo è un giocatore totale, un giocatore che può giocare dall'1 al 5 e che veramente fa una differenza tutte le partite che gioca. Coach, la difesa 1-3-1 provata in allenamento? No, la facciamo già da un po', l'abbiamo fatto una volta, abbiamo preso la bomba di Clark, sapevamo che su Clark mi sono arrabbiato tantissimo, perché l'unico adeguamento che avevamo fatto è che quando Clark è a 9 metri dal canestro va marcato, perché è un giocatore che fa quei canestri, abbiamo preso la bomba e poi abbiamo modificato, abbiamo fatto altre difese, ecco. Non volevo usarla, ci ho provato perché eravamo andati sotto, abbiamo preso subito, come succede nella storia delle zone, quando prendi la bomba dal giocatore più rappresentativo ti fermi là, o continui fino alla fine o ti fermi là. Grazie coach. Grazie a voi.